I nomi delle due finaliste sono decisi. È la vigilia del grande giorno e dopo l'allenamento gli ungheresi allentano la tensione giocando a carte. A pochi chilometri dal ritiro Maggiaro c'è il raduno azzurro. L'allenatore Pozzo distribuisce la posta. Neazza, il capitano. Piola, il grande centravanti. L'unico allenamento degli italiani è una passeggiata nella foresta di Saint-Germain, perché è meglio riposarsi in vista della finale. È la resa dei conti. Dopo i giochi olimpici del 24, lo stadio di Colombe non ha mai ospitato un evento così importante. La gente affolla gli spalti molto prima del fischio d'inizio, previsto per le 5. Allo stadio arriva l'arbitro, il francese Capdeville, seguito a ruota dalla squadra italiana. La truppa azzurra sembra sicura di sé. Poco dopo, anche la nazionale ungherese raggiunge lo stadio olimpico. I magiari sembrano tesi, forse perché hanno dovuto modificare la formazione. I pilastri di questi mondiali sono Jules Rimet, presidente della Federazione Francese della FIFA, e Henri Dalunay, segretario generale della Federazione Francese. Arriva il presidente della Repubblica. Le due squadre si schierano davanti alla tribuna. Ecco quella ungherese, con il portiere Sabot e il centravanti Sarosi. Ed ecco gli azzurri con la mezzala destra Meazza, il centro mediano Andreolo, il centravanti Piola, il terzino destro Rava e il portiere Olivieri. Il generale Baccaro presenta i giocatori azzurri al presidente della Repubblica. Dopo, il capo di Stato stringe la mano agli ungheresi. In mezzo al capitano magiaro Sarosi e a quello azzurro Meazza, l'arbitro Capdeville si appresta a sorteggiare i campi con la moneta. Si attende il fischio d'inizio. Gli italiani partono all'attacco e fanno la partita, mentre gli ungheresi sembrano contratti. Per battere i loro avversari, oggi dovranno impegnarsi a fondo. Diavati crossa dalla destra e l'ala sinistra Colaussi calcia di prima intenzione, segnando un bel gol. Dopo appena 6 minuti gli azzurri sono già in vantaggio. La rete dà una scossa agli ungheresi, che reagiscono e costringono i loro avversari a ripiegare in difesa della propria porta. Sarosi cerca spazio, ma Andreolo lo ferma. Sengeler tira verso la porta, la palla arriva all'ala sinistra a Titkos, che la mette giù e segna, ristabilendo il risultato di parità, 1-1. Il sospetto è che gli italiani non siano in grande giornata, invece reagiscono subito al gol con azioni rapide e incisive. Aggirano i difensori ungheresi passandosi la palla a ripetizione. Meazza prepara il tiro, ma poi serve Piola che segna un gran gol. Gli azzurri raccolgono i frutti della loro superiorità e il pubblico applaude lo spettacolo. L'ala sinistra Colaussi segna un'altra rete. Il primo tempo si chiude sul 3-1. Nella ripresa gli italiani abbassano il ritmo e gli ungheresi ne approfittano per prendere in mano il gioco.
Olivieri ha il suo da fare per difendere la porta azzurra. L'11 di Pozzo risponde con rapidi contropiedi. Al termine di una lunga azione, il centravanti Sarosi realizza il secondo gol magiaro. Piola raccoglie un passaggio dalla destra e segna il 4-2. Vittorio Pozzo esulta. A pochi minuti dalla fine, la sua squadra ha la vittoria in tasca. Arriva il fischio finale. Italia batte Ungheria 4-2. Gli azzurri vedono premiate le loro fatiche e vincono la Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva. I giocatori italiani si abbracciano commossi e dagli spalti la gente esprime il proprio entusiasmo per la grande prestazione che hanno offerto. Meazza, il capitano della nazionale italiana, riceve la Coppa del Mondo dalle mani del presidente francese. Il trofeo tornerà in Italia e vi resterà per altri 4 anni, quando sarà nuovamente conteso da giocatori di ogni razza e nazione. La premiazione chiude il terzo campionato mondiale della storia, che ha coinvolto 37 nazioni. Nessun paese aveva mai ospitato un evento di questa portata, che grazie a un'organizzazione impeccabile si è svolto nella massima regolarità, dando grande lustro all'immagine del calcio e della Francia.